Big match dunque alla Battanini di Castrocaro a fare visita ai biancorossi. Era la Copparese seconda forza del torneo, ancora imbattuta e lanciatissima dai gol del capocannoniere Simon Fida, il bomber italo-polacco che sta seguendo le orme di Piontek in Serie A, chiaramente veleggiando a tutta fretta verso la doppia cifra di gol. Una Copparese che si presenta senza timori reverenziali a Castrocaro e coglie all'undicesimo minuto il vantaggio con Ameli. Conclusione sugli sviluppi del corner e dunque Copparese avanti, Castrocaro che tenta la reazione, conclusione respinta dall'estremo difensore della Copparese al ventesimo, ma è un momento favorevole per i padroni di casa che sugli sviluppi di un corner vanno al tiro. La conclusione potente, il tiro alto, quello di Bergamaschi. Andiamo al ventottesimo, sempre Copparese al comando della match in casa del Castrocaro, un giocatore che resta a terra, ma il Castrocaro può comunque procedere alla battuta dalla distanza. Conclusione a fil di palo, cercata da Boschi, niente da fare per lui, ma è ancora il Castrocaro ad avere il pallino del gioco in mano. Siamo al 33esimo minuto, c'è il pallone messo al centro, c'è l'intervento ai danni di Pezzi e il direttore di gara che segnala il penalty per il Castrocaro, della cui esecuzione si occupa proprio Pezzi. Pallone che si insacca alle spalle del portiere della Copparese ed è Castrocaro dunque che pareggia i conti con la prima rete stagionale. Ma qui vediamo le immagini che sono del tutto eloquenti di come il secondo tempo si sia giocato su un campo ai limiti della praticabilità per l'acquazzone clamoroso che si è abbattuto proprio sul Battanini. E allora vediamo come il Castrocaro debba continuare a spingere per cercare di sorprendere la Copparese. Grandissima conclusione di Domini, lui sugli scudi quest'oggi come Pezzi, lo stesso Boschi, davvero grande prestazione per loro. Mentre invece al 15esimo minuto c'è lo scontro tra Sangue e Scaramelli, i due giocatori restano a terra e verranno entrambi sostituiti e portati per accertamenti al pronto soccorso. Un taglio alla testa per entrambi i giocatori, speriamo senza conseguenze gravi. Intanto dalla parte opposta ci prova Telloni con la battuta che viene respinta però dal portiere Ruffilli. Nel finale siamo al 40esimo e c'è proprio Boschi a trovare la rete che consente al Castrocaro di superare la Copparese 2-1. In pieno recupero il Castrocaro potrebbe addirittura incrementare il proprio bottino. Conclusione ancora da parte di Boschi, salvataggio provvidenziale. In ogni caso arriva comunque il successo, è un successo che vale tantissimo per il Castrocaro che adesso si sta recuperando posizioni su posizioni in classifica.